Adesso cominciamo la seconda sessione e um, cominciamo uh, facendo un'altra meditazione osservando il respiro al, um, con lo scopo di portare la mente all'interno. GOM uh, di RYUKHA LA TO TE SEM PA TE DANG DA SHOR SHOR LO MI MANG TO SHOR LO YANG MA CHO RYUKHA NI Adesso, durante questa meditazione, la, qual è la cosa principale? Noi ehm, magari abbiamo eh, fatto altre attività durante questo tempo, abbiamo incontrato altre persone e così via, e la nostra mente è mh, andata. All'esterno, ho pensato a varie cose. E al fine di riportarla dentro ehm, osserviamo il respiro e, e contiamo le respirazioni. Se noi facciamo così, riporteremo la mente eh, all'interno. Ehm, la faremo la renderemo ehm, ammansita, eh, domata e, e quindi si rilasserà. Ah. Non dobbiamo per forza uh, necessariamente meditare il respiro per ottenere questo effetto. Eh, si parla, ad esempio, di meditare osservando, focalizzandosi sul, 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 sul punto.

Uh -huh. eh, si dice che eh, se qualcuno ha problemi eh, a dormire al momento di coricarsi ha molti, eh, molti pensieri e non riesce a dormire allora meditare focalizzandosi su questo punto in mezzo ai due occhi è di grande beneficio per eh, riuscire a dormire. è yeah. da un quando che si va nassi jinni o la <tall> zanca tinna yaga yuna zancati takamatsibache <tall> oya ndoma tantukala dilea ha ko chetre ta oya ndoma dogu va u korana la tane <tall> de te <tall> do <So>, studenten de Quindi ora meditiamo osservando il respiro come è stato <tall> <tall> spiegato prima E Se per noi va meglio meditare contando i respiri, allora facciamo così. Altrimenti ehm, la cosa principale è la, il punto è quello di osservare il respiro che entra e che esce. Quindi è sapere, essere consapevoli che entra e che esce. Quindi in ogni caso, osserviamo il respiro in questo modo. Adesso, Adesso cominciamo. Eh, io conterò eh, 11 respiri. pattene te, pattene sembra nano Adesso abbiamo fatto questa meditazione sul respiro. La cosa principale, eh, riguardo a questa meditazione, il, il punto principale, il motivo principale, o l'obiettivo, è quello di eh, portare la mente all'interno. thaa nyipathala nambathu 2 naashwaa thaa ngaantzuu tharaa shokyaa laa kamaa changaa reepaangkaantzuu ghaantikyabraa waati ghaantikaraa ghaantikyaa rrisaa na thaa ngzii kiinzi thaa ngkaantikyaa yu meka thoo laa ghaantikyaabraa thaa thaa ndaayaa muthu naa nambathu ghaantikyaa yaathii thaa ngaantzuu loo leenchaay saacharwaa loo leenchaay agin Non si cigna ratio che ciò, da nala. Do so so che un andaiu, sam dee ghiacciupa, de sa che nassa ci denaiu, sam dee ghi domendo, da teli a mi patete, come ringala vengala, gomcia vuasti. Questa mattina abbiamo meditato per quindici minuti su come uh, su com'è il modo dell'apprendere, della... in che modo um, il, la concezione del sé apprende il soggetto o concepisce il soggetto. Quindi abbiamo meditato in questo modo e quindi se ci chiediamo com'è il modo in cui la nostra mente normalmente in modo innato, naturale, ehm, vede com'è che, ehm, che pensiamo normalmente, noi pensiamo eh, io sono qui quindi riguardo a, a questo io no io sono qui, ehm, e, e pensiamo di, che ci sia questo io che noi possiamo indicare in un, in un luogo adesso per cinque minuti meditiamo eh, riguardo a questo io e chiedendoci com'è com'è che ci immaginiamo, com'è che sentiamo questo io sì. nā jī śik ca vu lulu chi nā gi gōm chalo jatānte zō nā ji, ma gi 메디테이션 nā jī rituir kastu, mōne nā jī mediti shiki rituir kastu dhī dukāla nā jī śik ca vu chē gī, ta ta nā jī nā Ora siamo qui eh, per due giorni, e in questa occasione non abbiamo molto tempo e quindi è difficile andare molto nei dettagli. Quindi facciamo queste meditazioni eh, in modo eh, tranquillo, eh, abbastanza eh, semplificato, eh, senza particolare eh, dettaglio. Quando eh, faremo il ritiro, durante il ritiro, allora andremo molto nel dettaglio. Ora è più che altro una sorta di presentazione.

Eh, questo io, quando pensiamo io, come com com lo vediamo, come ci appare? Yeah. Meditiamo per 5 minuti. ā yā, tā ngā dzū sā pa lū lū che tū jhūnda nāmba tsū sūsa nāla, tū tsē lū lū yū dhū kāla, nyā sā kāla mā lū lū dek ku chā chī kāla dek lū lū dhēni. ā kā tū dhū, tā ngā dzū ngā rāng se che ma che va ce nasce de toci li uisha sachi ne jasho ti indu ka la tene nga se kepa u pa samas ti tsa chin bo di pa pgele pel a very touchable ti uisha sachi ti le ce ce na ma che jasho de ka ti lo te la ngaj na be ge na chi na lo la danzi ora ehm

spiegato um, quando se avete del tempo se avete tempo di, eh, di rilassarvi un attimo di sedervi eh, su una sedia eh, o dove volete sedervi e rilassarvi eh, potete pensare in questo modo eh, io eh, da quando mi sono alzato ho questo eh, io questa sensazione di io no questo eh, questo io mi appare proprio lo sento e eh, da tutto il tempo dalla mattina e eh, me lo porto avanti per tutta la giornata e senza, ehm, senza indagare, se noi non analizziamo, non esaminiamo, eh, diamo per scontato no, che questo io ci sia e proprio sia lì un oggetto che noi quasi possiamo toccare e eh, a cui diamo molta importanza. No? Riflettiamo su questo e ehm, questo eh, tipo di mente se noi riusciamo a Pensare in questo modo e a riconoscere questo tipo di mente che dà per scontato che là o che qui ci sia questo io come un oggetto, come qualcosa che possiamo indicare, toccare e a cui diamo questa grande importanza, questo tipo di mente che concepisce ciò allora nel buddismo si chiama concezione del sé. Da in <totipo> tsintiiki tsawa rapa, tsawa rapa sidokani tsawa tabdeboh, ki-ki-ki-ki dewa rapa chancha jitunyi chini, toh kini nyeri nyeri gita tsawati, dara chutam chiki nyeri nyeri gita tsawai nalola ta dunga mayu ya, dewa chik temporarily, dewa chik aramara tani, tindii we ta sim rapa chancha chiki ngaranchu

quando uh, noi durante la giornata, durante ogni giorno abbiamo questi, uh, queste sensazioni, no? uh, sensazioni grossolane e um, abbiamo parlato dell'attaccarci a questi anche piccoli istanti di felicità no? a causa uh, del, uh, proprio della concezione del sé. Quindi ciò che fa sì che noi uh, ci attacchiamo... A questa eh, felicità, che è così occasionale e poi si trasforma in sofferenza, come abbiamo detto prima, che cos'è che fa sì che la nostra mente eh, abbia questa tendenza? È proprio la concezione del sé, perché è sotto il controllo della concezione del sé. Se noi riusciamo a diminuire questa concezione del sé, cosa succede? Succede che questa chiara luce diventa più potente, quindi, si abbassa la concezione del sé, la chiara luce eh, si alza.

Um, orgoglio più è uh, bassa meno è potente meno è forte la concezione del sé meno queste uh, emozioni negative sono forti quindi uh, sono più deboli uh,

e più diminuiscono le afflizioni, più uh, questa uh, chiara luce, la, il potere, la capacità, la forza di questa chiara luce uh, aumenta. E ad esempio, uh, se pensiamo a, um, ai sogni, uh, abbiamo dei sogni più chiari, riusciamo ad avere più lucidità nei sogni e non solo, siamo anche in grado successivamente, di ricordare varie situazioni uh, successe nei sogni.

Di, di questo. L'obiettivo principale è aumentare questo potere della mente di mh, chiara luce. Per fare questo noi dobbiamo ridurre le afflizioni grossolane come attaccamento, eh, rabbia, invidia e così via. In questo modo naturalmente automaticamente questa chiara luce aumenterà. kārē lūkhu rāga tāṁcēla lūki pāpa ka ndōgtaṁ sō pakela ngā rūdhāshinda kō guay tu dāmbāntā hu chīkī hali bē yāpo tu ndi ngā yu tu gu rē dōngi, dōmbā ki mūt nāngyūtaṁ sō te te bē yāpo yūtu gu ngā chītā kādhe gu ndi ka nāma ngā yu tu gu rē yisī cē di lā lā gu rē? rē rē cē di lā wē sē kā nyūpa tā shū chē rāndhō yu tu kā lūli yā come segno uh, dell'avvenuto dell ehm, dell incremento eh, della, della forza del potere di questa chiara luce si ottiene ehm, proprio in questa vita un corpo ehm, più, ehm, più bello un viso più chiaro più splendente attivo che segnal in baina

c'è una sorprendente chiarezza, si riesce a rimanere con una mente sorprendentemente e incredibilmente chiara, e poi, eh, dopo la morte, eh, nello, stato, nello stato intermedio, eh, non c'è paura, si riesce a affrontare questo stato senza paura, senza preoccupazione, e si ha la possibilità di prendere rinascita ovunque si desideri. Ma di ta wese ge nupati ta de ne ka la pha dip ne nupa me ba sung ge cho te dang ji cha ge yore dang ji de la de ne ji ge du ka la ta ni dang ji de ge yo po da ma de ta cho po zon da ba de kar cha ge ro sa na nga ra la ki wo ji cho na sa be nga ra la ji go nga la Invece, quando ehm, questa chiara luce eh, o la, la, la capacità, il potere di questa chiara luce è eh, ostruito, ehm, che cosa succede? Eh, riguardo ehm, a, questo, a, a ciò che eh, ostruisce, quindi, che cos'è che ostruisce principalmente questa chiara luce? È la concezione del sé. E, e quando la concezione del sé ostruisce questa chiara luce, in base a questa concezione del sé chi è il servo, chi è che fa uh, in questo senso, uh, diventa schiavo di questa concezione del sé, è questo pensiero, io, io vorrei essere felice, io voglio questo, io voglio quest'altro. E a questo punto naturalmente sorge una concezione di noi stessi come importanti. Quindi questa uh, concezione di noi stessi come importanti che sta nel nostro continuum mentale, eh, da dov'è che arriva? Il, uh, proprio l'origine di questa concezione è proprio la concezione del sé.

Io voglio questo, voglio quest'altro e desideriamo qualunque cosa. Più è forte questa concezione, più noi desideriamo. Quindi ehm, cerchiamo di fare di tutto alla fine di ottenere felicità. E ehm, in questo modo aumenta dentro di noi l'attaccamento e più è forte dentro di noi l'attaccamento, più noi cerchiamo di soddisfare i nostri desideri e meno riusciamo a soddisfare i nostri desideri. Di là. 아니 디티브레 단다 람리 티츠 나로라 코이기 니미 세데 수요비 가사 아니 맘바 메피 토하스 맘바 세데 치마 세요레 치마 메피 토마스 코이기 나로라 데와 컨디션 롱체 제베이나 치마 치 요바 가체 롱체 제나 양 시에고 야 롱체 제고 다 디소 데와 디가나 데바 카소 다디 데와 티 키보도 진짜 컨스턴트 데야게 요마

E uno di questi tipi di sofferenza è la sofferenza del, um, della non soddisfazione. Cioè, um, um, sì, si parla eh, quindi di qualsiasi eh, felicità che noi incontriamo nel Samsara, non ci dà soddisfazione. Quindi eh, questo lo si dice quando si parla degli svantaggi del Samsara. E cosa vuol dire? Eh, noi andiamo di desiderio in desiderio, cerchiamo di soddisfare i nostri desideri, ma anche quando eh, riusciamo a ottenere quello che volevamo, eh, non riusciamo mai a pensare adesso sono soddisfatto, adesso sono felice, non ho bisogno di nient'altro. No, eh, siamo magari, eh, otteniamo qualcosa e dopo un po' vogliamo qualcos'altro. Quindi, più ehm,

tui nyi chigi me nyi nyi sin chi siyantaa gaccha dawa gaccha dha nga ra nga tui nyi chigi sabachi sim nalo thaa chay tsanaa teni zungu te sim nalo dawa chancha chey ungu yore du nga chey unga pei ngan juu ti nambi singhom ge ripe namsha naloo la tei La nostra mente è davvero sorprendente, eh, perché se noi eh, pensiamo, eh, no, noi tutti abbiamo bisogno di felicità, no? noi tutti vogliamo essere felici. E, se noi pensiamo, uh, io voglio essere felice eh, e noi facciamo di tutto, no? quello che facciamo normalmente, facciamo di tutto per ottenere la felicità, ci impegniamo in questa e quell'altra attività. E questo è quello che accade normalmente. Se invece noi pensiamo, eh, non importa eh, la sofferenza che incontro, io accetto questa sofferenza, non importa se io non ottengo felicità, io voglio che gli altri siano felici, voglio aiutare gli altri a essere felici, se noi riusciamo a fare questo tipo di pensiero, allora automaticamente otteniamo felicità per noi stessi. Quindi eh, se noi davvero riusciamo a pensare io non ho bisogno di essere felice, voglio che gli altri siano felici e riusciamo ad avere questo pensiero in maniera davvero decisa, allora automaticamente otteniamo soltanto felicità per noi stessi. Eh, questo è spiegato nella psicologia buddista. Certo, è qualcosa di difficile, non è facile, però è un punto davvero importante.

E adesso è possibile spiegare il terzo tipo di sofferenza che è ehm, la sofferenza onnipervasiva di composizione e questa è connessa molto, uh, in modo molto stretto con la concezione del sé. <susurra> Ora, quindi questa uh, sofferenza non ipervasiva di composizione. Qual è la radice? Qual è l'origine di questa sofferenza? Um, quando parliamo di questa sofferenza, possiamo pensare al nostro corpo, questi um, aggregati um, contaminati. Questi aggregati contaminati sono appunto pervasi eh, da questo tipo di sofferenza. Di più un di ngā rā tsuyō ki āne rāngshīn ki tā āne tānigā gōndu xuwayā ki dōngā chid dōngā tān yubi dōngā nī tēdōng dēne mā bō chī ngā rā tsuyō ki kāra chēnā mā chēnyi kō kā mā tsuyō chēne hikāi tēyi chī dī māngshī che ora um, la natura no, di questi um, aggregati contaminati che noi abbiamo um, è proprio quella che. Uh, senza che noi ci possiamo fare niente, senza che lo possiamo evitare, abbiamo, otteniamo continuamente questi due tipi di sofferenza, quindi sofferenza della sofferenza o sofferenza del cambiamento. I nostri aggregati contaminati sono, molto, uh, sono in stretta relazione con questi due tipi di sofferenza che insorge continuamente senza che ci possiamo fare niente. Quindi per questo motivo, proprio questo, uh, il, il fatto che abbiamo questi due tipi di sofferenza o che i nostri aggregati hanno continuamente questi due tipi di sofferenza, e questo è chiamato uh, sofferenza onnipervasiva di composizione, proprio perché i nostri aggregati sperimentano questi due tipi di sofferenza. Mm. E quindi um, dal momento che abbiamo questi aggregati contaminati, noi abbiamo invecchiamento, abbiamo malattia e alla fine moriamo. Quindi uh, è proprio la natura del nostro corpo, è qualcosa di, da cui non ci possiamo separare. Eh,

Nei testi buddisti uh, si parla di um, della, del mondo, dell'universo, e um, si dice che questo il mondo in cui viviamo è un um un mondo, un, uh, o, insomma, uh, un, uh, un universo, un, un luogo, si parla di, um, di poi di continenti, eh, il continente del nord, il continente a est, a ovest e a sud. Ora, ehm, tra tutti gli esseri che vivono in questi vari continenti, noi che viviamo uh, in questo mondo abbiamo un... Um,

Si dice riguardo a questo corpo che noi abbiamo, ehm, questo corpo viene chiamato il corpo um, prezioso, il prezioso corpo umano dotato di libertà e ricchezze. E, mh, è, è visto come qualcosa di davvero difficile, incredibilmente difficile da ottenere e se viene ottenuto è... Um, praticando sulla base di questo corpo davvero um, può essere qualcosa di con una capacità incredibile. Ai imbe i zantuki zoma rathi mirilya namche deva karare donga karare dava sen karare damzi sen karare damme sen karare siegi namchegi chebchene gombjatho viyo bai ta nambe chnalo di ta stenche la cosa principale riguardo a questo tipo di corpo che abbiamo questo, la nostra situazione è l'intelligenza che abbiamo noi eh, sulla base quindi di questo supporto corporeo che abbiamo eh, possiamo chiederci che cos'è la felicità che cos'è la sofferenza che cos'è eh, la concezione del sé che cos'è l'assenza del sé noi possiamo quindi meditare in questo modo, eh, meditare e riflettere in questo modo. Eh, si dice nel, negli insegnamenti buddhisti che eh, questa caratteristica non ce l'hanno tutti gli esseri senzienti. La maggior parte degli altri esseri non ha questa capacità. Noi esseri umani ce l'abbiamo. <totipotente> Quindi più noi uh, meditiamo l'assenza del sé, più um, la concezione del sé diminuisce e se questo accade, allora nella misura in cui la concezione del sé è diminuita, Uh, altrettanto diminuiscono le afflizioni, rabbia, attaccamento e così via, e allo stesso modo diminuisce la concezione di noi stessi come importanti. E allo stesso tempo aumenta anche il potere di questa chiara luce. Sì. Chara tsindili cha tsambayina, tsambay lulu chi. Ani, daichaa she dang kontro nga jatsa watari ki me daba, tsambay lulu daya yu dhichi. Da kisi jyawashima la maa nru yu dhokana, chara jyawashima ke le Quindi se eh, in futuro voi ehm, diventerete o riuscirete a diventare ehm, dei buoni meditatori ehm, sull'assenza del sé, allora eh, non c'è bisogno di meditare altro. Quindi meditare solo l'assenza del sé ehm, ci rende tranquilli, ci rende sereni in questa vita, ehm, riduce le nostre afflizioni come rabbia, attaccamento, eh, orgoglio. Ci rende persone tranquille e rilassate. E sia che accettiamo le vite successive, sia che non le accettiamo, al momento della nostra morte, ehm, incrementerà eh, la, ehm, la capacità, avendo migliorato la capacità di questa mente di chiara luce, e eh, naturalmente prenderemo una, ehm, una rinascita migliore. di <inaudible> questa

te lo minka shige pina ne jesu na ane kondoshu ichi ma laan de ichi yungu yu tsa tandi ke mungoba sanpa jitamichu kuchu ara lulu lulapa toba ina ane san kwa liya tuana shumbu tuana jira shige yaa pe ane luki pina ningu nirpa ta luki ane E quindi in questa vita eh, noi ci possiamo chiedere, no, ehm, in generale, o me, eh, che cos'è la felicità eh, che intendiamo in questa vita, che cos'è la sofferenza. Pensiamo ehm, alla felicità che noi possiamo ottenere di volta in volta e ci chiediamo, è qualcosa di stabile, è qualcosa di duraturo? Se noi riusciamo a fare un'analisi del genere e a vedere chiaramente, allora naturalmente la nostra mente diventa rilassata e diventa tranquilla. A quel punto ehm, non ci attacchiamo a una piccola, eh, all'idea di una piccola felicità, non ci buttiamo immediatamente, ehm, non ci impegniamo immediatamente per ottenere ogni felicità possibile e allo stesso tempo, eh, se capita qualche problema, qualcuno ci dice qualcosa di negativo, non ci arrabbieremo immediatamente. Questo ehm, accadrà eh, naturalmente come effetto di aver riflettuto in questo modo e ehm, allo stesso tempo eh, accadrà invece che in queste occasioni eh, sorgerà una gioia nella nostra mente. Quindi sia riguardo al corpo sia riguardo la mente eh, aumenteremo la capacità, quindi del corpo e della mente e riusciremo a stare sereni in ogni occasione. è <susurra> xīn sī nāmbā tsū nāñchū yāpō nyōlī chāpa yīn sīm lā sīmbā lūlū chīni sīm lā tīshī māṅd rōyatān sīmbā lūlū chāyatān lūsīñī kālā sīm dītā tsī xamālā pīntū yūchū yīmbā chīni tā chīni xie tō re yī nā yañ chūrā nāmbā chība tām chīgi chūrā sīmbā lūlū chāk rī chūrā la pīntū chību yuwar sīngi tī xie tō Uh -huh. Ora, se, ehm, se qualcuno eh, pratica il buddismo, fa la pratica buddista e la fa correttamente, allora eh, riesce a ottenere ehm, pace a livello della mente, anche eh, migliora la tranquillità, migliora la salute del proprio corpo, si riesce ad avere un beneficio in questa vita ed è certo, sicuro che... Ehm, che si avrà un beneficio nelle vite successive. Tuttavia, eh, solamente essendo buddisti, qualcuno eh, magari è buddista solamente per il fatto di essere buddista, non posso dire se questo sarà di beneficio o no. Quindi eh, il fatto che voi siate buddisti o il fatto che pratichiate.

Per, essere, per, ehm, per praticare eh, gli insegnamenti buddisti non è necessario essere buddhisti. Ad esempio, per chiedersi ehm, com come funziona la concezione del sé, in che modo la concezione del sé apprende il sé, ehm, che cos'è, in che modo si medita l'assenza del sé e così via. Questa è una pratica buddista, ma non è necessario essere buddisti per farla.

Quindi tra uh, quelli che sono uh, semplicemente buddisti e quelli che sono praticanti buddisti, sono molto di più, molti di più eh, quelli che sono solamente buddisti. Quindi ci sono pochi praticanti. Però, eh, se ci si chiede sono buddisti, sì, sono buddisti. Di sì. ducala, semla, mi segue che. Quindi il fatto che noi attraverso eh, il Dharma riusciamo a, il Dharma buddista riusciamo a, um, ad avere un risultato, riusciamo a far sì che questa pratica sia efficace oppure no, non dipende dal fatto che siamo buddisti, dipende da come pratichiamo.

E la, cosa Gonda, eh, e la cosa principale è che noi eh, riusciamo a, a chiederci che com'è il modo in cui eh, la concezione del sé apprende il proprio oggetto, com'è che si medita l'assenza del sé, questa è la cosa principale. <sussurra> Quindi qual è la cosa principale, il punto è importante? Chiedersi um, com'è il modo uh, dell'apprendere da parte della concezione del sé, com'è il modo di meditare l'assenza del sé. Qual è la necessità? Perché si medita uh, l'assenza del sé? Qual è l'obiettivo? Quali sono i benefici di meditare l'assenza del sé? Quindi l'obiettivo principale del, di, di questo programma è proprio questo qua. Mm -hmm.

mi sento che la ho che ne expect che reaction no tanto tanto che pet Ora ehm, tutto questo deriva eh, da, uh, da una situazione che mi è che mi è capitata, mi è capitato di avere eh, delle difficoltà eh, di, mh, di, di diventare triste, di essere infelice eh, a livello psicologico. E, e quindi mi sono chiesto come, eh, come posso fare per, eh, per essere eh, felice, per avere più felicità nella mia mente. E, m, mi sono reso conto, quando aiutavo altre persone, aiutando le altre persone, mi sono reso conto che eh, sbagliavo il modo di pensare in precedenza quando gli altri aiutavano me. Qual è la cosa principale? La cosa principale è come noi pensiamo, quindi. Quando qualcuno ci aiuta, ad esempio, la cosa principale è il nostro modo di pensare, non è quello che noi ci aspettiamo dagli altri, non è quello che riceviamo dagli altri, è proprio il modo in cui noi pensiamo. Rani sono Happy tīvān nālu tīvān nāngā sāshūde re hirū te tā sūsūsū gā sēmbātā sūsūhā lā kacchū ir lō sōnū tāmbū tā yedā karatāṅgū rī sēnā tā tā pātā ngī sīm nālu dhūngātā mō mō hē diyati tā ni sēchīn dhīnā tsāchī mō 소노 yūshāshā chēni dāngchīn gīgā rēdā mō tū pāchēshī chēdā Qual è il modo migliore? Qual è il modo migliore per ehm, quando noi ci troviamo a, a essere tristi? Qual è il modo migliore per eh, avere una mente felice? Ehm, se noi eh, non abbiamo bisogno eh, di, ehm, di dipendere dalle aspettative, quindi da ciò che gli altri fanno per noi, allora... Ehm, Pensiamo in questo modo. Eh, quindi, la domanda importante, no? Eh, qual è il primo modo in cui dovremmo pensare? Ci, ci oh. mettiamo a riflettere, uh, eh, cerchiamo di eh, quando siamo rilassati, ci mettiamo a riflettere in questo modo e, e ci chiediamo tutta questa sofferenza, questa infelicità che ho nella mia mente: da che cosa dipende? Dipende forse da, uh, da questo senso, forte senso dell'io che ho, quindi questa mente che concepisce io come qualcosa di molto importante. È questo oppure no? Se noi eh, ci mettiamo e proviamo ad analizzare, allora ci rendiamo conto che è proprio questa. E mh, quindi a quel punto cosa facciamo? Ci rendiamo conto che eh, in precedenza abbiamo sbagliato il modo di pensare, no? Quindi capiamo che noi abbiamo sbagliato Come pensare, quindi è in sorta infelicità. La so, ad ogni modo, coloro che sembrano di città, mi sembra cieche, fortune, me va sotto il motto: siete mi piace della a e mela, gioia. Di cranghi, segge toshi, a te. A quel punto, di cosa vi rendete conto? Vi rendete conto che la felicità della vostra mente non è qualcosa che sta um, nelle mani degli altri. Gli altri non hanno il potere di rendervi felici o infelici. Chi ha il potere di rendervi felici o infelici? Siete proprio voi.

Il modo in cui noi possiamo ehm, evitare di rendere infelice la nostra mente quando qualcuno ci dice ad esempio qualcosa di negativo non è rispondendo con rabbia eh, o incrementando il eh, nostro orgoglio e così via. Se noi riusciamo a riflettere su come funziona la concezione del sé, su come il sé apprende, eh, su come il sé appunto, scusate, su come la concezione del sé apprende il eh, proprio oggetto, allora ci rendiamo conto che ehm, in questo modo che meditando, noi possiamo far sì ehm, di non essere, ehm, di non ricevere il danno da quella persona, e, ehm, e quindi ehm, che là il fatto che noi siamo felici o no, non dipende più da quella persona. In a che Tuttavia, non è qualcosa di facile. Se fosse facile, eh, tutte le persone eh, basterebbe che meditassero un po' in questo modo e sparirebbero tutti i problemi, no? Non è qualcosa di facile. Eh, quindi eh, è importante iniziare chiedendosi come funziona la concezione del sé, eh, qual è il modo di apprendere da parte della concezione del sé. Eh, è importante eh, conoscere e studiare queste cose. <totipotente> jawatsaani mei jo deva tanti chi mei deva chi yaa deva chi dukaani yaa deva ti dungye nguu lan judu yaa ki dungye kora yaa naa ngenyu nguu koo mungbuu sunu de yaa ki mii de chora matse khora la sengkhoma la dunga chancha ghaamne sabba masi wa chi Quindi quando nel, uh, nei testi buddisti si parla uh, di emersione um, definitiva, um, si parla del fatto appunto che uh, nel samsara non c'è alcuna felicità uh, affidabile, non ci si può affidare alla felicità del samsara, eh, non è qualcosa di stabile, duraturo, anche se occasionalmente c'è uh, qualche sensazione piacevole, si tramuta poi in sofferenza. Quindi, in questo modo eh, L'obiettivo non è quello di eh, meditare sulla sofferenza e di tristi, rattristarsi per tutta questa sofferenza. Non è così. Meditando sulla sofferenza, conoscendo la sofferenza è possibile eh, fermare questa tendenza ad aggrapparsi, ad attaccarsi a queste eh, felicità eh, occasionali che poi appunto eh, spariscono. Oh, yeah.

kita ya tita nengoi yoni manta amanda titi titi chago yore idukala dansi ginzita kandeye me tholanga jukamanga adesso meditiamo per 5 minuti sul, um, sul modo dell'apprendere da parte della concezione del sé quindi uh, naturalmente uh, la concezione del sé pensa io no come in che modo uh, questa concezione del sé apprende io eh, ad esempio, io sono sonam, eh, in che modo eh, la concezione del sé um, designa sonam? Quando penso sonam, eh, si incrementa l'orgoglio. Eh, io eh, penso io ho, questi, eh, ho questo o quest'altro problema, io non sono felice. In che modo questa mente eh, apprende? Eh, io apprendo eh, me stesso. Dove si trova questo oggetto? In che modo lo apprende. Pensiamo in questo modo per cinque minuti. Meditiamo per cinque minuti.

Quando ero a Pomaia alcuni amici um, mi, hanno, um, mi hanno detto beh io uh, sento che il sé, questo io, uh, si trova a livello delle gambe. Alcuni mi hanno detto io sento che si trova a livello del cuore. Alcuni invece mi hanno detto, uh, io lo sento uh, nella testa come se fosse nel cervello. Ora ehm, pensiamo, se si trova nel cuore, dov'è? Se andiamo a cercarlo nel cuore, dove si trova esattamente? Se lo cerchiamo nel cervello, dove si trova? Se andiamo a cercarlo è difficile eh, trovarlo. Se lo cerchiamo non possiamo trovarlo. Non so. sì.

Quindi ehm, il fatto che noi non possiamo trovare, se cerchiamo questo se non riusciamo a trovarlo, ovunque lo cerchiamo noi non lo troviamo, e nei testi buddisti viene dato l'esempio ehm, del carro, si, fa, ehm, si esemplifica eh, questa situazione con un carro, ma possiamo anche pensare a un esempio più, moder più moderno che è quello di una macchina. Quindi ehm, se noi abbiamo una macchina e pensiamo a una macchina e andiamo a cercare dov'è la macchina, è impossibile che noi troviamo la macchina. Non c'è niente che noi possiamo indicare come macchina se noi ehm, andiamo a cercarlo. E quindi è lo stesso discorso. <sussurra>

Altrimenti eh, qualcuno potrebbe pensare: Ma in che senso questa macchina non si è impossibile trovarla? La macchina è là, no? si trova là, eh, la, la posso indicare. No, ad esempio, la mia macchina è quella là, oppure la mia casa è quella là, oppure io eh, sono questo qua. E, ora, proprio questa mente che pensa, eh, la, ad esempio, la macchina è quella là e che la possiamo indicare.

Ora, eh, la cosa principale e importante qual è? Um, abbiamo detto che um, questo io, uh, che noi pensiamo um, esiste come qualcosa che noi possiamo indicare, no? uh, io sono qua, eh, quando diciamo qua, no? come se potessimo indicarlo e diamo per scontato che ci sia, eh, in realtà non è qualcosa che noi possiamo trovare, possiamo indicare in questo modo. Ma eh, questa mente che in modo innato eh, dà per scontato e crede che continuamente eh, questo oggetto, questo io, ci sia come qualcosa che noi possiamo trovare, allora questo è proprio ciò che ci causa eh, moltissimi problemi, no? Ora, ehm, l'inizio per meditare eh, e per appunto eh, risolvere questi, questi problemi, l'inizio è proprio identificare qual è, qual è questa mente che concepisce questo io e se noi ci riusciamo allora eh, iniziamo in maniera corretta e possiamo quindi meditare l'assenza la, eh, del sé. Ediza manjitindila dame tone ane nyemuchamalo pang dreyag tindin od revajavi mare indi jematonya de anzi che toss ma ci sono c'erda sempre che toss sono le flore patovine arrangi che sembri che siete in un'opera di eh, 8 metri le chica anzi che calamola di appocia i tucali che va chiamata appocia i tucci e i tucci in pensare che in questa vita noi possiamo realizzare l'assenza del sé possiamo abbandonare le afflizioni eh, questa è davvero una speranza troppo alta, probabilmente non ci riusciremo in questa vita. Eh, tuttavia, se noi eh, ci rendiamo conto di come agisce la, eh, la concezione del sé, in che modo eh, la concezione del sé apprende questo sé, eh, riusciamo a diminuire la concezione del sé, riusciamo ad avere una mente più tranquilla, rilassata, allora naturalmente la nostra mente... Acquisirà una capacità, un potere maggiore e al momento della morte eh, avremo una mente più chiara e rilassata e riusciremo a uh, prendere una, uh, una buona rinascita. <totipo> Quindi, um, per questo motivo, um, la, scusate, la, sofferenza, la sofferenza che avete nella vostra mente, più è forte questa sofferenza, questa infelicità, tutta la sofferenza e l'infelicità che avete nella vostra mente è in relazione con la concezione del sé. E più è forte questa infelicità, sofferenza, più è in relazione con questa concezione del sé.

Quindi eh, se noi ci rendiamo conto di che cos'è la concezione del sé, capiamo come meditare l'assenza del sé, a quel punto non importa cosa faranno gli altri, come cercheranno di disturbare la nostra mente, di renderci infelici, non potranno fare alcunché. La so non giù te tacete mi che c'era scomparso fu giù da giù rodege di non ci che c'ha mai foghela tantissimo dire se eh, la concezione del sé è molto forte dentro di noi allora qualunque cosa ci diranno gli altri anche qualcosa davvero di poco conto di insignificante un'espressione magari che non ci piace allora questo eh, ci colpirà molto forte nella nostra mente eh, ci renderà infelici, disturberà la nostra mente. Questo è proprio dovuto a una forte concezione del sé. In due anni, non si può dire che ci sono, ma 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 ci quindi una spiegazione prettamente dal punto di vista buddista dice che eh, se si vuole ottenere la liberazione, allora eh, bisogna meditare la causa principale della liberazione, eh, quindi, mi, scusate, sì, meditare quindi l'assenza del sé, cioè la causa principale della liberazione è meditare l'assenza del sé. Senza meditare l'assenza del sé è proprio impossibile ottenere la liberazione. La... tā kārī gānyu sōnū tāṋ pārē rē nā lō chī nā tā dhā mē gōṋ dāṋ zī sā mā pāṋ tā bā tō sē tā kā lē kā pū rē sī kī yā yō rē rē gānyu chī nā tē nā kā lē kā pū rē yī nā gānyu shū yī shī nā chī nā

dāng jī pāṅ bāla tāma yu rīṅbāla gāṅ gōgu yu bā, kālay khāvā rāvā saṅkī rīcī yu rī. tā shū yīñ jī na sāndaṅ tāṅ bā yī na, dī kālay khāvā, mārē śilānda dhī hir khārasi ma, ngā jū thāvā khāvā yu miyā dā, ane ngā jū dāng jī khāsē pāṅ ca mē tā gōgu Ora, ehm, c'è qualcuno che potrebbe pensare, beh, eh, la, eh, meditare sull'assenza del sé, realizzare l'assenza del sé è davvero difficile, eh, abbandonare ehm, le afflizioni è difficile, eh, ottenere la liberazione è qualcosa di molto difficile. Eh, qualcuno invece potrebbe pensare, beh, in realtà non è qualcosa di così difficile, perché eh, non serve pensare... Um, ad esempio, eh, chissà quando otterrò la liberazione, devo fare questo, devo fare quest'altro. Basta pensare a meditare l'assenza del sé. Quindi, un altro modo di pensare è semplicemente: se io medito l'assenza del sé, a un certo punto otterrò la liberazione. Lo so.

Ti mepa, da me skandhe gom govudu. Ti gom devayina, shandha samu ke matani eko otometi kele korokorin doshayi. Mato njim njie che re 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 shewa nga she kele tene zogaya tawa njie Se qualcuno pensa... Eh, beh, io per ottenere la liberazione devo meditare l'assenza del sé, devo um, prendermi molti impegni, devo prendere voti, devo prendere rifugio eh, nei tre gioielli, avere un maestro e così via. Eh, non c'è bisogno di tutto questo, non c'è bisogno necessariamente di eh, credere nelle vite eh, passate e nelle vite future. Non c'è bisogno quindi di eh, praticare in questo senso dal punto di vista... Ehm, strettamente buddista quindi prendendo rifugio nel buddha nel dharma nel sangha eh, non c'è bisogno di tutto questo la cosa importante è che noi pensiamo alla nostra esperienza quindi ci chiediamo sulla base della nostra esperienza eh, com'è che cos'è questa concezione del sé in che modo questa concezione del sé concepisce eh, il sé eh, Pensiamo quindi in questo modo, cerchiamo di capire cos'è invece l'assenza del sé, in che modo meditare l'assenza del sé. Se noi capiamo questo e meditiamo, eh, allora automaticamente eh, il risultato arriverà. Non c'è bisogno eh, di pensare a tutte queste cose. Io devo fare questo, devo fare quest'altro. <susurra> mōnei kā ngā rā chū ki sēn dīla sūsū sēn khaṁ lā dēshī dhruyā gā chidhī nā dā sī shimā gā chidhī nā dā dā mē gōyān dīgī dīgī dhū sāmbachī dā kē dāngzī kīm dhī tānta sūsū sā lūlū sōnū tānday nā dhī tā kānday dhū dīn

Ora, qual è eh, il mio pensiero riguardo a questo? Sia che eh, si accettano le vite eh, future, sia che si pensi soltanto a questa vita, la cosa importante è ehm, chiedersi che cos'è la, la, la concezione del sé, in che modo la concezione del sé apprende il sé. Eh, e poi eh, ci chiediamo il se, questo se, questo io esiste nel modo in cui la concezione del sé lo apprende, oppure no? Se non esiste, se eh, capiamo che non esiste, allora meditiamo su questo, su questa assenza del sé. E in questo modo, eh, cosa succederà? Succederà che, non importa quello che ci dicano gli altri, non riusciranno a turbare la nostra felicità mentale. La nostra mente sarà sempre rilassata, riusciremo a stare sempre tranquilli e sereni. E, e non solo. Anche eh, al momento della morte, la, questa mente di chiara luce si manifesterà, eh, riusciremo a ehm, morire con una mente chiara e quindi eh, automaticamente. La, ehm, la, la vita che prenderemo sarà una buona rinascita. Eh, quindi questa è la cosa davvero importante, ehm, riuscire ad arrivare a comprendere l'assenza la, del sé, partendo da, come abbiamo detto, da chiedersi ehm, come funziona la concezione del sé e meditando in questo modo, eh, otterremo, ehm, riusciremo a, a, ad avere ehm, a, 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 sorgere a, gioia a, questo. Oh, yeah.

dā ya 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 te karā ngā ngōla yā pa Ṭhā pā tī ṭhīngā yā pa tsukudu karā kāmbā yāyā yā pa tsukudu suṁ yā yō rā te dā titi yūpa inarā wa yūpa inā kāmbā yā yā yō na kāmbā khāvā rā cā kā sīngā rā pā pā kā sīngā rā khāvā tsē hu rā lā bā rā yō na, lā bā rā cā kā syā mō Come che ho Ora per dieci minuti eh, meditando, meditiamo eh, sul modo dell'apprendere da parte della concezione del sé. Eh, quindi, eh, prima abbiamo, eh, abbiamo parlato di questo sé, di dove lo, lo, lo possiamo trovare, e abbiamo visto che qualcuno eh, potrebbe pensare si trova, eh, nella, si trova in testa, si trova a livello del cuore. Si trova nelle gambe, ma ad esempio se si trova nelle gambe, dove? Nella gamba destra, nella gamba sinistra, nella coscia, nel polpaccio, oppure se si trova nel cervello, dove si trova esattamente? Perché il cervello ha moltissime parti, eh, nervi, eh, canali. Eh, insomma tutte le parti del cervello e così via oppure anche riguardo alla macchina noi indichiamo la macchina quella è la macchina ma dove esattamente si trova la macchina se andiamo a cercare eh, più nel dettaglio dove sta nelle ruote in quale parte della macchina quindi eh, la stessa cosa quindi con il sé riguardo al sé della persona meditiamo in questo modo eh, cercando dove si trova questo sé per 10 minuti 10 minuti mō yā tāngānyū kāma chukkōng kia tsāwā chī, tāngānyū tō chī nā sōsōsō sō nō tāmbayī na, tā ngē kī ngā tā tā, tāng zī, ngāng zī, tāng zī dā ngāng zī sī dē, tī kī yuñ chī tāng kāndē yuñ mē tē, sōsōsō lō sōnāntā bō sāpā chī lēyā kī ngō tsō yu na, Ora abbiamo meditato eh, per dieci minuti e se eh, riuscite a pensare nel seguente modo, allora ehm, è uh, un'ottima cosa. Um, quindi uh, ci siamo chiesti com'è um, com questa um, concezione dell'io, com'è questa concezione del sé. Um, in che modo uh, questa concezione concepisce l'io, concepisce? se eh, in che modo lo apprende quindi e se noi riflettendo in questo modo riusciamo ad avere una sensazione nuova che sorge dentro di noi qualcosa proprio um, riusciamo a sentirlo no eh, allora questo è davvero um, ottimo è eh, questo davvero è un ottimo segno ma <sussurra>

Eh, noi riusciamo a diminuire molti stati mentali negativi. Eh, se noi riusciamo a, a, a diminuire molto questi stati mentali, allora questa chiara luce eh, si incrementa, si incrementa di potenza e a un certo punto, con un certo incrementarsi di questa chiara luce, eh, riusciamo anche a, a, a sapere, a vedere, a conoscere delle situazioni che accadranno in futuro a noi stessi. o ad altre persone. Ma da ngin zda ci pare, ta da pele yore col la mare. Mm. Ne mo ngin zda ci pa idu kala, ngin zde na lo yore. Tan zde ci be col la mare es ci na ta tuk se gro, ta tuk res ci na te. Ne mi sa me te mo da vte ne, mi se da vte ki mare. A ko shu go pele pa pe, ti sa pele yore. ཁོང་གི་ང་ལ་ nīmi kūngu tā shokyā ngātua che nā shokyā ngātua la uga sikā nyūpa tā yāgā tūs karas nā shokyā ngātua la mī tsukho la ane tā koi chī mō jāngi kī jati ngā mō bō yungu yu sari yu tu kā lakū mō kei jāngi mā tū ko tsā nā chī la yungu C'era cioè, uh, un, uh, un mio compagno di classe um, che, adesso, che si trova in Tibet, um, questo era, era un lama, um, eravamo uh, in questa classe 300 persone e lui era un, un chulku, e tuttavia uh, le persone scherzavano con lui, non era visto in maniera mh, particolarmente speciale. E, comunque eh, lui diceva che eh, alla mattina la, eh, questa eh, chiara luce il potere di questa chiara luce eh, dentro di lui era più forte più forte rispetto ad altre eh, parti della giornata come alla sera ad esempio e molte persone si recavano da lui a chiedere delle di divinazioni e eh, se, si, se si recavano da lui al mattino lui non faceva neanche la divinazione eh, diceva soltanto quello che lui sentiva e, e aveva appunto queste eh, faceva queste previsioni soltanto eh, in base a una sensazione che sorgeva non aveva neanche bisogno di fare la divinazione invece se eh, appunto eh, diceva che in altre parti della giornata come alla sera il potere di questa chiara luce era eh, più basso

Alcune persone eh, hanno oh, questa chiara luce che sorge eh, più facilmente eh, al mattino, alcuni ad esempio che, eh, eh, per cui è più facile farla sorgere eh, durante il sonno. Si parla di diverse eh, situazioni. Sì.

Nella uh, psicologia buddista si dice che ehm, molti, ehm, quando noi abbiamo molti pensieri, abbiamo la nostra mente piena di pensieri, allora questo, ehm, è, è, questo disturba la nostra mente, rende eh, stanca la nostra mente, a un, certo, a un certo punto siamo spossati. E chi è che rende questa nostra mente eh, stanca, disturbata e che fa sì che abbiamo tutti questi pensieri? È proprio la concezione del sé. Quindi se noi riusciamo a ridurre questa concezione del sé, naturalmente tutti questi pensieri si riducono e allo stesso tempo questa mente di chiara luce eh, acquisisce eh, più capacità, più potere. E se noi siamo dei praticanti di un certo livello, eh, allora a un certo punto riusciamo ehm, a, a ottenere ehm, la, la chiaroveggenza. E, quindi che si tratti di eh, questa capacità o comunque far ehm, aumentare la chiara luce, diminuire eh, i pensieri, le afflizioni e così via, eh, il punto principale ehm, è questo, scusate, sì, il fatto che noi riusciamo a ottenere questa chiaroveggenza eh, o insomma queste altre cose, eh, il punto principale è proprio questa chiara luce. Infatti in Saila io regniamo pē nālōla yore, tīṋsā pē shirūla dōt lāmā yīns, tūku yīns tāṋ ngū shī yuwa nōdō chē yī mī khāshikī chē tīdhū kañi o chī yūsāra, nī yūsāra chē tiri shīngi yore tāṋ

E come facciamo, uh, o qual è, qual è un modo per capire se un lama è un lama vero oppure no, ehm, è una cosa, che... Eh, un, un modo per capirlo è ehm, chiedere a queste persone come le eh... oh. oh. Quindi se incontrate eh, qualcuno che dice di essere, di avere chiaroveggenza, insomma di avere questi poteri, eh, potete fargli questa domanda, chiedergli come hai ottenuto, sulla base di quale pratica hai ottenuto ehm, questa chiaroveggenza, se eh, la, la è stata ottenuta mh, praticando ad esempio meditando l'assenza del sé oppure la pratica eh, dello Zalun, eh, sulla base di queste pratiche allora... Ehm, Possiamo avere eh, magari un'idea che, uh, che questo lama davvero ha questa chiaroveggenza. Altrimenti, se non c'è stata nessuna particolare pratica e semplicemente ehm, eh, questo lama dice di avere questa chiaroveggenza, allora probabilmente eh, non è vero, probabilmente è solamente un, un, un modo per rendersi, ehm, come dire, ehm, appariscente per. Ehm,

persone magari vestite in modo particolare che indossano particolari vestiti, particolari cappelli magari e, e dicono di avere la chiaroveggenza, dicono io posso vedere il tuo futuro allora eh, potreste chiedergli, eh, potresti dire a queste persone beh questa tua capacità, questa tua chiaroveggenza sicuramente deriva da una particolare, eh, da una chiara luce che è particolarmente sviluppata allora, eh, in che modo hai ottenuto questa grande eh, forza della tua chiara luce? In che modo l'hai ottenuta? Sulla base di quale pratica? In questo modo capirete allora com'è veramente la situazione. Vengono spiegati principalmente tre modi per incrementare eh, la uh, potenza della mente di chiara luce

Un, un altro modo, il secondo modo, è quello spiegato nel Tantra ed è quello di meditare eh, lo tzalum, quindi eh, meditare e, i venti e i canali e le gocce. Uh, il terzo metodo è, eh, si basa sul recitare i mantra.

In, uh, in Tibet c'era un, uh, un maestro che era un grande erudito, ora uh, non è più in vita, ehm, si chiamava Akus Rapyats e ehm, diceva che ehm, ci sono persone che, ad esempio, come eh, il maestro di cui parlavo prima che sono stati in uh, questo stato in uh, Tukdam, quindi dopo la loro morte, sono stati in questo stato per, ehm, ad esempio, per un mese. E, e diceva che eh, hanno ottenuto questa uh, alcuni ottengono questa grande potenza eh, riguardo alla loro chiara luce eh, accumulando moltissimi mantra recitando moltissimi mantra. Cita Ugwesik nyupate su chir yapushiyon ya la yangna juto bani kom nyamle chene tashikre yanana ma yaposayate

Tre cose eh, una è quella di meditare la vacuità oppure accumulare recitare mantra oppure eh, una pratica che è, è appunto una, una pratica tantrica e, e riguarda il meditare sui canali sui venti e sulle gocce e, eh, questa è una la, la pratica principale per quanto riguarda il tantra Dai, poi,

Ora, non, eh, in questo contesto non c'è bisogno di parlare di tantra. Se noi eh, riusciamo semplicemente a basarci sulla nostra esperienza, sulle nostre sensazioni, a chiederci che cos'è la concezione del sé, che cos'è l'assenza del sé, se riusciamo a praticare solamente eh, pensando in questo modo, allora naturalmente, automaticamente, eh, anche eh, le altre pratiche... Eh,

tī chūka saṅkāma na kāngyā māwā yore, nō tū mā gacchā yore dā sē chitāni mīntū sāpa chikki ta ngē ngā rā tsō na nā shē ki ngē ngā sō na sē chī mī ki tairatā na tāksā ki sō na sē ya dā chīndzā gu tu

Se meditiamo in questo modo, allora ovunque andiamo, che stiamo in compagnia o che siamo da soli, ehm, abbiamo la possibilità sempre, anche quando ci troviamo da soli, di guardare la nostra mente. E ehm, ci possiamo chiedere eh, cos cosa succede quando la mia mente è sotto il controllo di questa concezione del sé. Quando io penso io, io ho sempre, quindi continuamente io... Eh, più noi pensiamo io più um, o più è forte questa mente appunto che concepisce io più aumentano i problemi della nostra mente più aumentano eh, i pensieri eh, della nostra mente se riusciamo a pensare questo se questo io che mh, concepisco con così tanta forza non c'è eh, allora eh, questo eh, ad esempio io sono eh, no, che eh, posso indicare eh, quando eh, qualcuno eh, mi loda sono contento. Quando qualcuno loda, questo sonam, io sono contento. Quando qualcuno critica questo sonam, io non sono contento. Anzi, penso come posso rispondere a questa persona. Se noi arriviamo a pensare, questo, questo sonam, questo io non c'è, allora eh, se lo pensiamo eh, con decisione e siamo convinti. Eh, ovunque andremo, qualunque cosa faremo la nostra mente sarà tranquilla e rilassata e quindi sulla base di questo al momento della morte eh, la chiara luce si presenterà in maniera molto intensa Andona Danzi seata Dame gotun Terinella kasabacin kosmoda ci pare. Ora, se noi ehm, riusciamo a generare una sensazione riguardo alla mh, concezione del sé, a, a riconoscerla e riguardo a capire eh, l'assenza del sé, se noi eh, cominciamo, eh, arriviamo a questa sensazione, eh, riusciamo a sviluppare questa sensazione. Allora, possiamo dire che abbiamo cominciato, abbiamo intrapreso una nuova strada riguardo allo stato della nostra mente. Domani cercherò di andare un po' più in dettaglio riguardo a questo. Ora, prima di finire, eh, vorrei fare un'altra piccola meditazione di tre minuti, eh, in cui cercheremo eh, di capire com'è eh, com eh, questa concezione del sé.

E adesso, prima di eh, concludere, um, mandiamo una, la registrazione della preghiera Mitzema, e chi la sa la, la può recitare, e questa preghiera è, possiamo considerarla uh, il mantra del nome di uh, l'Amazon Kappa.

che queste eh, parole om ah hum eh, sono considerate il, la, la radice di tutti i mantra om oh, yeah, om ah hi, om ah hi, om ah, hi, om, ah, hi, om, ah Grazie, Todi. Thank you. See you tomorrow. Thank you.